Bentrovati, oggi faremo una ricetta nazional popolare, le lasagne aromatizzate con degli spinaci, quindi di colore verde, e abbineremo a questo una bella crema di formaggio, di grana e dei pomodorini confit. Quindi abbiamo i colori della nostra bandiera italiana e facciamo un piatto che per lo più si avvicina ai gusti anche vegetariani. È un piatto della tradizione nostra, tutti in Italia conoscono le lasagne. Andiamo a vedere come procedere. Iniziamo con i pomodorini che hanno una cottura lunga a bassa temperatura nel forno. Io già li ho messi, ma vi faccio vedere come li andiamo a condire. Prendiamo i pomodorini, li tagliamo a metà, in questo modo qua, li mettiamo in una ciotola. Li abbiamo di diverso colore. Questi sono i pomodorini da terino, gli sherry o quelli del piennolo, prendete quelli che preferite o quelli che trovate sul mercato, insomma. Un pizzico di sale, un filo d'olio d'oliva e una grattatina di pepe. Possiamo anche andare a mettere due pezzettini di timo fresco. Le facciamo insaporire un po' e poi andiamo a ripassarli al forno a 100 gradi per un'ora, un'ora e mezzo in della carta forno. Io per comodità, adesso questi andiamo a condirli bene, gli facciamo entrare bene tutti gli odori, il sale, il pepe, tutto ciò che abbiamo messo dentro e poi andiamo a metterli in forno. Io per comodità li ho già messi e dovranno cuocere un'ora, un'ora e mezzo. Quindi nel frattempo ci dedichiamo alle altre preparazioni. La preparazione più lunga dopo questa è quella dell'impasto. E siccome l'impasto andrà aromatizzato con degli spinaci, perché poi la lasagna prende un colore, il tipico colore verde, noi andiamo a far riscaldare la nostra padella. Ne mettiamo un filo d'olio, sempre olio d'oliva buono, delle nostre piante del Mediterraneo, e andiamo a fare un sauté, che non è altro che il nome della padella in francese, se volete lo diciamo anche in sardo, sasartania, e andiamo a far appassire un po' lo spinaccio che poi strizzeremo e frulleremo per metterlo dentro all'impasto con la farina e l'uovo. Facciamo appassire per bene lo spinaccio, insieme all'olio d'oliva gli diamo anche un pizzico di sale e una grattatina di pepe nero. Ok, e lo facciamo appassire per bene. L'operazione del salto in padella, quindi il sauté di spinaci, è veramente veloce, ci mettono proprio un paio di minuti. Nel momento in cui la padella è calda, lo spinaccio si appassisce e si riduce veramente in un attimo, quindi bisogna anche stare attenti a non andare oltre per poi bruciarlo, no? Andremo poi a frullarlo con l'aiuto di un mini pimer insieme all'uovo, quindi creiamo proprio un impasto che andremo poi a unire alle polveri e andiamo a impastare con le mani. Ecco qua, diciamo che siamo anche pronti e andiamo, spegniamo il fuoco e andiamo a prendere il nostro boccale per frullarlo. Prendiamo il boccale, andiamo a metterci dentro il nostro spinaccio saltato e poi andiamo a mettere dentro il nostro uovo. Gli diamo una leggera frullata in modo che lo spinaccio si unisca all'uovo, diventi una crema. Adesso andiamo a prendere le nostre farine, 100 g di farina, in questo caso 00, un uovo intero e in questo caso anche gli spinaci. Andiamo a mettere dentro al nostro composto, ci aiutiamo inizialmente col cucchiaio e andiamo a impastare. Ecco qua, quando il liquido sarà ben assorbito dalla farina, togliamo l'impasto che rimarrà attaccato al cucchiaio e andiamo a lavorarlo energicamente con le mani per una decina di minuti sul tagliere o sulla, come dicono le sfogline in Emilia, sulla spianatoia.
ci aiutiamo con un altro po' di farina sul tagliere in modo che non si attacchi. Benissimo. Andiamo a trasferire il nostro impasto così sul tagliere e andiamo a lavorarlo con le mani. Facciamo assorbire per bene tutti i liquidi. Quando si indurirà andiamo a lavorare di palmo e giriamo. Benissimo, una volta che avete lavorato per una decina di minuti l'impasto, ne facciamo una palletta e lo chiudiamo con della pellicola alimentare in modo che non prenda dell'aria e lo facciamo riposare in frigorifero per una trentina di minuti. Nel frattempo che l'impasto riposa e i pomodorini stanno cuocendo nel forno, andiamo a creare la nostra crema di formaggio. Per la crema di formaggio prendiamo 100 ml di panna fresca e 100 g di grana grattugiato. Noi ne mettiamo non tutti i 100 g ma un po' meno e gestiamo la crema di formaggio in funzione della densità che meglio crediamo, quindi per adesso ne mettiamo l'esatta metà e vediamo che densità acquisisce. Portiamo la panna su di temperatura, la facciamo sobbollire in modo che il grana al suo interno si possa sciogliere per bene. Nel frattempo che facciamo la crema di formaggio andiamo a tirar su l'acqua che ci servirà per cuocere la nostra lasagnetta. Così abbiamo l'acqua già che bolle e quindi andiamo a stendere la pasta e la cuociamo subito, ricordandoci che la pasta più tempo ha di essiccazione una volta che la produciamo, maggiori sono i tempi di cottura. Quindi se la produciamo e la cuociamo immediatamente, i tempi si dimezzano, cuocerà in un minuto. Ecco qui, la crema di formaggio sta prendendo una consistenza abbastanza densa e cremosa. Finiamo di mettere il nostro grana. Benissimo, e la facciamo riposare, così poi andiamo a condire la nostra lasagnetta agli spinaci. Abbiamo fatto riposare la pasta per 30 minuti in frigorifero, adesso andiamo a stenderla. La stendiamo col mattarello, ma se voi a casa avete una nonna papera, forse fate anche prima. Ne prendiamo un pezzo, la mettiamo sulla nostra... Ci aiutiamo sempre con un po' di farina in modo che non si attacchi. E andiamo a stenderla così. A me, devo dirvi la verità, mi piace un po' grossetta, perché mia nonna e mio padre e anche mia madre mi hanno sempre abituato a farla un po' grossa in modo che si senta proprio quando vai a mangiarla, però ognuno è libero di farla dello spessore che vuole. Poi ripeto, se la fate con una nonna papera lì è molto più omogenea, però in questo caso rende anche l'idea di fare un prodotto artigianale fatto a mano come si faceva una volta. Ecco qua, stendiamo un po' così e poi andiamo a crearci dei parallelepipedi così da essere tutte uguali più o meno, e noi andiamo a metterci la nostra sfoglia per il momento qua. Poi non importa se non hanno la stessa forma, l'importante è che abbiano una forma parallelepipeda. La pasta che ci rimane la conserviamo, un giorno intero in frigorifero ci può stare, poi comincia a seccarsi e non è più utilizzabile, però diciamo che se non la utilizziamo tutta nel primo momento di utilizzo, la possiamo usare anche il giorno dopo. Prendiamo le nostre lasagnette, facciamo un vortice nell'acqua che bolle, che è anche già stata salata, e ci buttiamo dentro le lasagnette, che vorranno davvero poco per la cottura, forse un minuto. Prendiamo già una ciotola in vetro, ricordiamo che io le ho confezionate di uno spessore un pochettino maggiore, quindi le facciamo cuocere qualche minuto, insomma qualche secondo in più. Un bel colore verde dovuto dallo spinacio, la facciamo andare. Nel frattempo togliamo i pomodorini dal forno. Eccoci qua, i pomodorini sono cotti
e possiamo anche togliere le nostre lasagnette, le mettiamo nella nostra ciotola di vetro. Voilà. Benissimo, andiamo a condirle con un filo d'olio e siamo pronti ad impiattare. Prendiamo un piatto che possa poter contenere tutto, prendiamo un cucchiaio e iniziamo con la nostra crema di grana sul fondo, poi andiamo a mettere le nostre lasagnette così. Considerate che la nostra lasagna sarà una lasagna aperta così. Benissimo. Andiamo a metterci dell'altra crema di formaggio. Possa anche entrare dentro la lasagnetta così, e poi sopra andiamo a metterci i nostri pomodorini confit belli caramellati. Il piatto è pronto, non ci resta che dire per cui mangio. Eccoci di nuovo e adesso andiamo a preparare un dolce con un ingrediente di recupero. L'ingrediente di recupero non è altro che il cioccolato rimastoci da Pasqua. Chi non ha del cioccolato rimasto dalle uova di Pasqua? Credo tutti. Allora andiamo a usare questo ingrediente con delle ciliegie, che è un ingrediente stagionale, e insomma facciamo un semifreddo con della panna, zucchero e albume per fare una meringa francese classica, e andiamo a scoprire le preparazioni. Iniziamo appunto lavorando le ciliegie, andiamo a tagliarne in parte perché le metteremo all'interno del nostro composto e del nostro semifreddo, e alcune le lasciamo per la guarnizione finale. Quindi andiamo a prendere le nostre ciliegie, le priviamo del nocciolo in questo modo qua, le tagliamo prima per metà e andiamo a tagliarle sottilmente. Generalmente in commercio troviamo ciliegie che non sono locali, però talvolta troviamo anche quelle locali che sono leggermente più piccole e anche un attimino più chiare di queste qui, di queste tipo amarene, diciamo, però vanno bene lo stesso, l'importante è che siano gustose, che diano un po' di sapore al nostro composto, perché se non fossero troppo dolci andremo a riprendere un sapore l'aspro che a noi in questa ricetta serve poco, diciamo. Quindi assaggiatele prima e verificatene la bontà. Ecco qui. Adesso andiamo a prendere la panna fresca, o se voi preferite potete anche acquistare già la panna dolcificata per dolci, e andiamo a farla stabilizzare, a montarla con il nostro frustino elettrico. Mi raccomando che sia fresca di frigorifero perché monta con più velocità. Andiamo a una velocità media per i minuti che occorrono finché la montata non si raddoppia. La panna
ha montato e andiamo a trasferirla all'interno della nostra ciotola in vetro insieme alle ciliegie precedentemente tagliate in questo modo qua. Una parte della nostra panna montata, circa un quarto, la prendiamo per la guarnizione finale. Ecco qua, questa la conserviamo in frigorifero al fresco e anche quest'altra. Incorporiamo alla panna montata molto velocemente quelle che sono le ciliegie, altrimenti poi la panna si smonta, e andiamo a metterla al fresco di frigorifero. Nel frattempo andiamo a fare la nostra meringa francese, che si differenzia per esempio dall'italiana o dalla svizzera perché questa è una meringa che si fa a freddo e quindi la montata avviene in questo modo qua. Andiamo a mettere 50 ml di albumi all'interno del nostro boccale. Il contenuto di zucchero per fare questa meringa è 3 volte tanto la quantità di albumi, quindi 150 grammi, però andremo a metterli all'interno del nostro composto in 3 step differenti, quindi 50 grammi per volta. Andremo a fare una prima montata, quando il volume della meringa raddoppia andiamo a mettere un altro terzo di zucchero e poi andiamo a concludere con l'ultimo terzo di zucchero. Ecco qui, un terzo di zucchero l'abbiamo messo. Ed è tutta una questione di pazienza, bisogna aspettare che monti. Quindi andiamo a fare la prima montata. Eccoci qua, quando la montata è raddoppiata e si è un po' stabilizzata, andiamo ad aggiungere il secondo terzo di zucchero, quindi altri 50 grammi. E continuiamo. Ecco qui, aggiungiamo l'ultimo terzo di zucchero, gli ultimi 50 grammi e finiamo la realizzazione della meringa francese. Dobbiamo dire un'altra cosa, l'albume quando facciamo la meringa francese deve essere a una temperatura ambiente, diciamo di circa 20 gradi. Ecco qui, la nostra meringa francese è pronta, è stabile e andiamo a trasferire il composto all'interno dell'altra ciotola di vetro. Andiamo a prenderla dal frigo. Ecco qui, prendiamo dal frigo la nostra panna montata con le ciliegie tagliate a spicchietti dentro. Ricordiamo che adesso andiamo a incorporare la nostra meringa, perché un segreto è questo: bisogna sempre nella pasticceria incorporare, quando abbiamo due masse, sempre la più molle all'interno di quella più dura. Quindi in questo caso la meringa, che ha una consistenza un pochettino più meno corposa, andiamo a inserirla sempre in 3 step all'interno della nostra panna montata. Quindi un primo step e andiamo a incorporare dal basso verso l'alto in questo modo qua. Ancora un po'. E l'ultimo. Andiamo a raccoglierla proprio tutta. Andiamo a incorporare per bene i due composti e poi andiamo a trasferirli in degli stampini. Devono rimanere in freezer per un'intera giornata. Li facciamo livellare per bene. Andiamo a togliere l'eccesso e li mettiamo in freezer per una giornata intera.
Occupiamoci adesso per un attimo del nostro ingrediente di recupero, ovvero il cioccolato. Il modo per poter far fondere il cioccolato più veloce, più semplice per me, poi ognuno potrà avere il suo, è farlo nel microonde. Un minuto a temperature non eccessive, quindi diciamo a 650 watt, 600, 700, dipende dal fornetto, per un minuto, poi lo si lavora un po' in modo da farlo sciogliere per bene, se è necessario lo si rimette altri 30 secondi successivamente. Un minuto, questo mi sa che va a 1000, ma noi lo mettiamo a 600. Dopo il primo minuto il nostro cioccolato si è, diciamo, sciolto, ma non per bene, quindi andiamo a girarlo un po', far prendere temperatura anche a quello che sta più in superficie, in modo anche che incorporando aria possa sfreddarsi un po', e poi andiamo a inserirlo altri 30 secondi. Vediamo che se con i successivi 30 secondi siamo arrivati, ecco, diciamo che è della consistenza che a noi serve, quindi lo teniamo qui da parte e andiamo a creare il nostro banchetto in questo modo. Prendiamo un foglio di carta forno, prendiamo l'alzatina del forno a microonde stesso in metallo e andiamo a prendere il semifreddo dal freezer. Eccoci qua, il nostro semifreddo è qui pronto, ha fatto un giorno di freezer. Andiamo a togliere il nostro semifreddo dallo stampino, prendiamo la nostra alzatina metallica e giriamo il nostro stampino qui in questo modo, perfetto, e ora andiamo a ricoprirlo col nostro cioccolato fuso precedentemente, così. Cioccolato in eccesso evidentemente cade giù, e invece quello che a noi interessa ha nappato completamente il nostro semifreddo. Questo è un buon metodo per riciclare il cioccolato rimasto da Pasqua, dalle uova di Pasqua, e adesso il nostro semifreddo andrà rimesso in freezer perché il cioccolato possa riprendersi per almeno un'altra mezz'ora, e così facciamo. Eccoci qua, su, eccoci qua, il nostro semifreddo è pronto, lo prendiamo da qua e lo adagiamo qua, così. Andiamo a fare tutto intorno i nostri ciuffetti di panna montata in questo modo qua, e non ci resta che chiudere il piatto con due o tre ciliegie fresche che richiamano anche l'interno del nostro semifreddo. Non ci resta che dire per cui mangio. Alla prossima, ciao!